Quindi oggi sono qui con un nuovo video e oggi ho pensato di fare un pane integrale perché avevo questa farina qui, farina di grano tenero macinata a pietra, ottima per pizza, dolci e pane. Praticamente ne avevo 600 grammi e me l'aveva data la mamma del mio ragazzo. Io non sapevo assolutamente come usarla. Allora ho fatto qualche ricerca e ho trovato questo pane integrale che mi sembra molto buono e quindi ho pensato di farlo per smaltire questa qui perché tra poco scadeva e non volevo assolutamente buttarla. Quindi questa qui, che questa è della marca Cuore di farine. Allora, per fare questo pane ci serviranno 600 g di appunto farina di grano tenero macinata a pietra, poi 300 g di farina Manitoba, 4 cucchiai e mezzo di olio di oliva, un cucchiaino e mezzo di sale, un cucchiaino e mezzo di zucchero, 22,5 g di lievito disidratato e 600 g di acqua. Allora, per prima cosa prendiamo un po' dell'acqua di quei 600 g di acqua, la mettiamo in un bicchiere, deve essere tiepida, mi raccomando, perché ci dobbiamo sciogliere dentro il lievito di birra disidratato. Facciamo un cucchiaino, giriamo per farlo sciogliere completamente. Lo lasciamo da parte, tanto bagnato tutto, ma va bene. Mettiamo in una ciotolona per mischiare tutto insieme, mettiamo appunto i 600 g di farina integrale, i 300 g di farina Manitoba, più il sale e lo zucchero. Con le mani, tanto dovremmo usare le mani, iniziamo a mischiare tutti gli ingredienti. Aggiungiamo il lievito di birra disidratato, sciolto appunto nell'acqua, e iniziamo a impastare con le mani. A questo punto aggiungiamo il restante di acqua, magari poco per volta. Poi adesso iniziamo a impastare dentro la ciotola e poi dopo impastiamo nel piano di lavoro. Dopo aver impastato un pochino e l'acqua si è assorbita completamente, aggiungiamo l'olio. Come ho detto, voi potete usare l'olio extravergine, l'olio che volete. Ora ci spostiamo nel piano di lavoro, mettiamo un po' di farina qua e buttiamo tutto giù. Ora impastiamo per bene per una decina di minuti. Deve risultare comunque un impasto liscio, omogeneo e elastico. Vedete com'è elastico. Ora lo impastiamo ancora un pochetto. Bella pallottina. Ora prendiamo la ciotola di prima, la infariniamo, ci mettiamo la nostra pallona dentro, la ricopriamo anche qua magari un po' di farina e la ricopriamo con un canovaccio, non con la carta trasparente, mi raccomando, con un canovaccio. La lasciamo riposare per 2 ore, quindi trascorse le 2 ore continuiamo la ricetta. A dopo. Ok, sono passate 2 ore ed ecco qui la fantastica pasta per il pane, è lievitata tantissimo, guardate qua, piena di bollicine, quindi è assolutamente pronta. Qui ho già preso una placca da forno con la carta da forno. Stacchiamo, la mettiamo qua, stacchiamo tutto per bene e la sgonfiamo un pochetto. Allora facciamo praticamente delle piccole pagnottine, se no potete anche lasciare
il pane è grande così magari tanto di una forma, però noi facciamo delle piccole pagnottine, quindi magari prendiamoci un coltello e iniziamo a tagliare dei pezzetti. Vediamo un po', impastiamo come vengono un po' queste palline delle pallette così, e le mettiamo un po' ovviamente distanziate, cerchiamo di farle tutte della stessa grandezza e continuiamo così fino a quando abbiamo finito l'impasto. Ok, ho fatto i primi 3, 6, 8 panini, ora li lasciamo riposare con questa forma qui per mezz'ora, dopo la mezz'ora si saranno gonfiati un pochetto e poi li mettiamo in forno a 200 gradi per 30-40 minuti. Ovviamente tutti i forni non sono uguali, quindi assolutamente guardate, controllate sempre e quando li vedete che sono già un po' doratini, pronti, li tirate fuori e fate la seconda infornata. Quindi aspettiamo mezz'ora e poi li inforniamo a 200 gradi per 30-40 minuti. A dopo! Ok, eccomi tornata con i nostri panini. Ne sono venuti appunto 10 di questa forma qui. Ovviamente poi hanno lievitato, adesso sono ancora un po' caldi, hanno lievitato per quella mezz'oretta e poi hanno lievitato anche in forno. Questo qui è il risultato, che sono belli doratini sopra. Sono stati in forno per 30-35 minuti. Comunque sempre date un'occhiata, quando vedete che sono un po' doratini li tirate fuori, perché sennò poi si bruciano troppo. Quindi niente, spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Alla fine è facile fare, solo un po' l'attesa è lunga, però si può fare per questi belli panini integrali. Finalmente ho usato quella farina che non avevo idea di come usare, sono molto contenta. Fatemi sapere se vi piace la ricetta, qualche consiglio, sono ben accetti tutti i consigli che volete darmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!